Il primo canto dell'inferno si apre di notte. Il personaggio Dante, nel mezzo del suo cammino, anzi nel mezzo del nostro cammino, della nostra vita, è smarrito in una selva intricata, completamente oscura, come un intrico della realtà materiale dalla quale non è facile sfuggire, una selva silenziosa. In questa selva la sua vita, non solo la sua via, si è smarrita. E la paura è il sentimento dominante del primo canto dell'inferno. Per ben 5 volte il termine paura ricorre. La paura non solo del personaggio Dante, ma anche dell'autore Dante, che la riprova nella propria mente a ricordare quello che ha vissuto. Una paura che si rinnova. E questo rinnovarsi delle cose, questo ripetersi, questo continuare ad accadere ancora e ancora, ritorna con questo prefisso ri o re tante volte nel corso del canto. Tanto che viene da pensare che l'idea della ripetizione, ma forse anche del ritorno, sia già uno dei motivi centrali suggeriti da questo semplice suono. E in effetti il meccanismo della terzina, la terzina di endecasillabi a rima incatenata, inventato da Dante, è esattamente basato su questo. Ci sono 2 versi che rimano fra loro. Un verso centrale che per il momento non rima, ma diventa la rima esterna della terzina successiva, al cui interno compare un nuovo verso che non rima, ma diventerà il rimante della terzina successiva ancora. Quindi in un gioco insieme di ritorno continuo e di progressione continua, la narrazione si sviluppa. A un certo punto di questo smarrimento nella selva, che è stato causato da un sonno improvviso, strano, immotivato, che ha colto il pellegrino mentre camminava per la sua diritta via. Il sonno l'ha preso, un punto preciso della sua vita, come può prendere ciascuno di noi, un sonno della coscienza, ed egli ha sbagliato strada. Ed è finito nel buio di una valle e nella selva. Ma a un certo punto giunge ai piedi di un colle sulle cui spalle sorge una luce, la luce di un'alba, forse del sole, forse, chissà, di qualche altro astro. Confortato da questa luce che appare, comincia la salita, volgendosi con l'animo a contemplare la selva che sta cercando di abbandonare, così come un naufrago contempla le onde agitate del mare da cui si è salvato a stento. E anche questo gesto del volgersi diventerà un gesto cardine di tutto il poema e in fondo è un gesto molto antico. Pensiamo a un solo esempio, forse il più famoso di tutti, è il volgersi di Orfeo, l'errore del volgersi di Orfeo verso la sua defunta Euridice che sta per tornare alla luce. Anche se Dante non è realmente un Orfeo, perché la Euridice che lo aspetta è morta, sì, non deve tornare a vivere, ed è Beatrice che lo aspetta sulla cima dell'Eden. Volgendosi e continuando a salire, però, a un certo punto il cammino gli viene sbarrato, prima da una lonza, una lince, una pantera, una qualche bestia maculata come quella che era prigioniera in gabbia a Firenze nel 1285, soprannominata Leuncia, così che non sappiamo in realtà che animale sia, e che tutti i commentatori hanno più o meno identificato allegoricamente con la lussuria, ma che poi, molto più avanti, nella Cantica Infernale, ci verrà detto essere in realtà legata anche alla frode. Poi un leone, ruggente, con la testa alta, da tutti fatto coincidere con la superbia, ma che ha in sé sicuramente anche qualcosa di violento. E infine, la più pericolosa di tutte, una magrissima lupa, che assomma in sé tutte le brame e le cupidigie del mondo e che forse assomma in sé anche il pericolo dei 2 animali precedenti, che improvvisamente al suo arrivo sembrano sparire. Anzi, da questo momento in poi, in un certo senso, sparisce anche la lupa, perché non verrà più chiamata lupa, ma verrà chiamata la bestia, questa bestia, sia da Dante sia da chi tra poco comparirà. La lupa risospinge Dante in basso, verso il buio della selva, là dove il sol tace. Strano dire che la luce del sole possa tacere, ma se la luce del sole per un cristiano dell'epoca di Dante è anche la luce divina, è simbolo diretto della presenza e della grazia di Dio nel mondo e quindi è logos, è verbum, chiaramente dove manca del tutto la luce manca anche la parola di Dio, per cui la luce del sole può tacere. Ma a questo punto, improvvisamente, davanti agli occhi di Dante, si offre
una presenza apparentemente umana, vivo, morto, non si capisce. Per il lungo silenzio della selva, per il profondo silenzio della selva, qualcuno, una luce fioca, o forse una voce fioca, come se non parlasse o non venisse ascoltata da un lungo intervallo di secoli. Dante invoca il suo aiuto. Miserere, grida, con le stesse parole di un salmo di Davide, con le stesse parole di Enea alla Sibilla nell'Eneide di Virgilio. E infatti, miracolosamente, a comparire per aiutarlo è proprio Virgilio, che aveva cantato del viaggio di Enea nell'Ade accompagnato da Sibilla, e che ora sarà lui, invece, l'autore, il grande poeta, la guida di Dante nel viaggio nell'aldilà, nei tre regni dell'aldilà. Virgilio dice appunto: io fui poeta e cantai di Enea, che se ne andò da Troia dopo che il superbo Ilion fu bruciato. Ma tu devi tenere altro viaggio, devi fare un'altra strada se vuoi campare, se vuoi salvarti da questa bestia per la quale invochi il mio aiuto. E in questo altro viaggio io ti porterò a visitare il regno dei morti, il regno dei dannati, il regno di coloro che purificano le loro colpe nel fuoco e il regno dei cieli. Ma dalla cima del secondo regno in poi, un'altra anima, più di me degna, sarà la tua guida. A questo punto, il grande poeta Virgilio guida quindi non solo come sapiente dell'uomo smarrito Dante, ma guida anche dello scrittore Dante nella scrittura del suo poema, si muove e il suo discepolo dietro di lui. Inferno 1 è il primo dei 34 canti dell'Inferno, di un poema che consta di 100 canti, divisi però appunto in maniera asimmetrica fra 34, 33 il Purgatorio e 33 il Paradiso, per un totale di 14.233 versi. Uno dei poemi in realtà più corti, se vogliamo, della letteratura mondiale, ma anche il più complesso di tutti. Si è a lungo discusso quale sia la funzione di questo primo canto dell'Inferno, sicuramente per il fatto che Virgilio anticipa il viaggio che il pellegrino Dante dovrà fare per salvarsi dal suo stato di smarrimento e trovare la via della salvezza, funge da proemio per l'intera opera. Sta di fatto però che le ricorrenze testuali dimostrano un legame profondo tra il canto 17 dell'Inferno, il 17 del Purgatorio e il 17 del Paradiso. Quindi, in qualche modo, il 17 dell'Inferno è il centro dell'opera. Certo, non può essere il vero centro di una cantica di 34 canti, ma lo diventa se noi togliamo dal conto non il primo canto, ma l'ultimo, appunto il 34esimo. E perché mai dovremmo farlo? Arriviamo presto a dirlo. Nella sua discesa attraverso l'Inferno, che è fatto come un cono, un grande cono rovesciato, smussato verso la fine, dove c'è il lago ghiacciato di Cocito, Dante scende a spirale, spirale discendente, sempre più stringente, involutiva, sempre andando o quasi sempre verso sinistra, dalla via del male verso il bene, dall'istinto all'intelletto, scende a spirale lungo il bordo d'inferno attraversando tre grandi zone. E la terza zona d'inferno, alla quale Dante e Virgilio arrivano volando in un'invenzione narrativa incredibile per l'epoca, in groppa ad un mostro, Gerione, che è la personificazione della frode, è appunto la zona della frode, distinta a sua volta in due grandi zone, Malebolge, una struttura di 10 fossati concentrici uniti e scavalcati da ponti, e alla fine il lago ghiacciato di Cocito, distinto in altre 4 zone, Caina, Antenora, Tolomea e Giudecca. Al centro di Cocito, nel gelo e nella materialità e nell'oscurità più densa, sta confitto Lucifero. Lucifero, la cui iniziale del nome è la medesima delle tre fiere, Lonza, Leone e Lupa, quelle tre fiere che in qualche modo sono una sola fiera, Lucifero è un gigante smisurato, alto circa 1 chilometro, confitto fino alla vita nel ghiaccio, con 6 grandi ali di pipistrello che muovono il vento gelato che produce il ghiaccio di Cocito, e 3 facce, bianco, giallastra, nera e rossa. Nelle 3 facce punisce i traditori, il traditore di Cristo al centro, Giuda, Bruto e Cassio, i traditori di Cesare e cioè dell'impero. Ma Lucifero è innocuo per Dante e Virgilio. Loro possono tranquillamente, dopo una paura iniziale di Dante, arrampicarsi, anzi meglio scendere in arrampicata lungo il suo corpo, girarsi sull'anca di Lucifero,
volgersi dall'altra parte e sbucare a testa in su al centro della Terra, sì, ma verso l'emisfero australe, perché in realtà Lucifero è caduto capofitto giù dal cielo alla fine della battaglia dell'inizio dei tempi, degli angeli ribelli contro gli angeli fedeli a Dio. Quindi il nostro mondo, secondo Dante, è tutto capovolto. Noi crediamo di essere quelli che guardano all'insù e invece siamo all'ingiù, perché la direzione vera è l'altra. Ma questo vuol dire anche un'altra cosa, vuol dire che lo scendere di Dante nel profondo del male e della perdizione, affrontando le proprie stesse colpe o tendenze alla colpa, era in realtà già un salire, perché la direzione è sempre quella, la spirale continua dall'altra parte, continua su un'isola al centro dell'oceano australe, non abitato da nessuno, l'isola dell'Eden, del paradiso terrestre, ora diventata, dopo la morte di Cristo, purgatorio, luogo di passaggio, di transito delle anime. Dante salirà con una spirale che quindi apparentemente va dall'altra parte, in senso antiorario verso destra, le cornici della montagna, che è divisa in zone come l'inferno. Ognuno dei tre regni è diviso in tre grandi macrozone, che a sua volta sono divise in altre zone più interne, per un totale di 9, più una zona esterna che porta al totale di 10. Il 9 e il 10 sono nomi dalla forte valenza simbolica, perché il 9 è il numero simbolo di Beatrice, il 9 è la potenza della Trinità di Dio, il 10 è un multiplo dell'unità di Dio. Dalla cima dell'Eden, dove incontrerà Beatrice, l'anima di Beatrice, Dante spiccherà il volo con lei verso i cieli, ma siccome i cieli sono un sistema di 9 sfere rotanti una nell'altra, in realtà il volo di Dante non sarà solo lineare, ma circolare e quindi di nuovo spirale, stavolta sempre più larga ed evolutiva, finché non si uscirà dallo spazio del tempo verso quel cielo che non è un cielo, perché non è in nessun luogo né nel tempo, l'Empireo, che brucia del puro fuoco della pura luce intellettuale di Dio, un cielo solo spirituale e metafisico, la presenza stessa di Dio, dove avverrà la visione finale di Dio, che però Dante in realtà non ci racconta, così come non ci racconta in che modo sia poi tornato sulla terra per iniziare a scrivere il suo poema. Lucifero è importante dunque come via per arrivare al secondo regno. Lucifero come un grande albero cosmico sull'asse del mondo, piantato al centro dell'universo. Lucifero è Trino, in qualche modo, uno è Trino come una parodia della divinità, o se vogliamo somiglia anche all'antica divinità Trivia, Ecate, la dea della magia nera pagana, quella che aveva appunto tre facce degli stessi colori di Lucifero. Triplice sarà anche la visione finale di Dio, o almeno l'ultima che Dante ci racconta, non quella che non ci racconta, Dio come tre sfere di tre colori diversi dello stesso diametro e in qualche modo interrelate tra di loro. Una sfera di fuoco che è l'amore, che unisce la sfera del padre e la sfera del figlio. Il grande viaggio alla fine si conclude, ma quale viaggio? In realtà tre sono i viaggi di Dante. C'è il viaggio dell'uomo Dante, del personaggio biografico, che vaga per l'Italia alla ricerca di un possibile ritorno che mai avverrà nella sua patria Firenze. E di quest'uomo Dante, della sua biografia, noi sappiamo qualcosa da tutte le sue opere, dalla Commedia, ma anche dal Convivio, dal De Vulgari, dalla Monarchia, dalle Rime, dalle Epistole. C'è il viaggio del personaggio Dante, dallo smarrimento nella selva all'ultima visione, e c'è il viaggio della scrittura, c'è il viaggio dell'autore. E forse quel viaggio della scrittura e quella paura iniziale, come qualcuno ha pensato, di non riuscire a compiere questo viaggio, è anche forse il più emozionante che accompagna il lettore fino alla fine. L'opera di Dante, come lui stesso dice, è un'opera etica che vuole rimuovere i viventi dal loro stato di infelicità, di immersione nel peccato e portarli verso la felicità terrena e ultraterrena. Ed è un'opera profetica perché dice che questo si dovrà compiere a certe condizioni, grazie alla venuta di quel veltro, profetizzato da Virgilio all'Inferno 1, quel cane da caccia che forse simboleggia la figura sacra di un imperatore che dovrà cacciare la lupa e rimetterla nell'inferno. Ma questo viaggio della scrittura si compie anche e soprattutto nella lingua di Dante, una lingua che non è mai stata né detta, né parlata, né scritta prima o dopo la Commedia. In genere si dice che Dante ha fondato la lingua italiana, ma nessun altro italiano ha mai usato la lingua di Dante e nessun altro italiano l'ha mai usata in un'opera tanto complessa come la Commedia.
tutti sanno dei tre mondi e delle tre cantiche. Tutti sanno che la parola stelle chiude ognuna delle tre cantiche, ma in realtà queste tre cantiche sono un'unica grande opera, un'unica grande sfera che comprende le tre sfere dei mondi e le tre sfere delle cantiche, una specie di macrosfera che ha le sue simmetrie, i suoi parallelismi, le sue ricorrenze, i suoi movimenti interni, l'idea di un qualcosa che deve continuamente compiersi. Si deve compiere il viaggio, o meglio i viaggi di cui abbiamo parlato, si deve compiere tutta la tradizione passata, classica, biblica, cristiana, che va a finire in questo punto focale che è la commedia di Dante Alighieri. Si compiono le anime dei personaggi che sono più veri e vivi paradossalmente da morti nell'aldilà di come siano stati vivi sulla terra. Realizzano compiutamente se stessi e si compie appunto il viaggio della scrittura. Però ha un patto: se il lettore, un lettore attento, che con pazienza, con fatica, legge, rilegge, ritorna indietro, controlla e torna in avanti, compie quello stesso movimento circolare, quindi a spirale, che continuamente ritorna su se stessa, che è il viaggio del personaggio e il viaggio della scrittura. Solo in questo modo quest'opera, che in un certo senso non è mai finita, per ognuno di noi si può veramente compiere. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ah, quanto a dir qual era, è cosa dura, è sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura, tante amara che poco è più morte. Ma per trattar del ben ch'io vi trovai, dirò dell'altre cose chi vo scorte. Io non so ben ridir com'i ventrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai, ma poi chi fui al pie d'un colle giunto, là dove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle destite già dei raggi del pianeta che mena diritto altrui per ogni calle. Allor fu la paura un poco quieta, che nel lago del cor m'era durata la notte ch'i passai con tanta pieta. E come quei che con lena affannata, uscito fuor dal pelago alla riva, si volge all'acqua, perigliosa e guata, così l'animo mio, che ancor fuggiva, si volse arretro a rimirar lo passo che non lasciò giammai persona viva. Poi che posato un poco il corpo lasso, ripresi via per la piaggia deserta, sì che il pie fermo sempre era il più basso. Ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, una lonza leggera e presta molto, che di pel macolato era coverta. E non mi si partia dinanzi al volto, anzi, impediva tanto il mio cammino, che fui per ritornar più volte volto. Temp'era il principio del mattino e il sol montava in su con quelle stelle che eran con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle, sì che a ben sperar m'era cagione di quella fiera alla gaetta pelle l'ora del tempo e la dolce stagione. Ma non sì che paura non mi desse la vista che m'apparve d'un leone. Questi parea che contro me venisse, con la testalta e con rabbiosa fame, sì che parea che l'aere ne tremesse. Ed una lupa, che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza, e molte genti fe già viver grame. Questa mi porse tanto di gravezza, con la paura che uscia di sua vista, io perdei la speranza dell'altezza. E qual è quei che volontieri acquista e giugne il tempo che perder lo face, che tutti i suoi pensier piange e s'attrista, tal mi fece la bestia senza pace,
che venendomi incontro a poco mi ripigneva là dove il sol tace. Mentre chi rovinava in basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio parea fioco. Quando vidi costui nel gran diserto, miserere di me, gridai a lui, qual che tu sii, o d'ombra o d'omo certo. Risposemi, non omo, omo già fui, e li parenti miei furon lombardi, mantoani per patria, ambedui. Nacqui sub Iulio, ancor che fosse tardi, e vissi a Roma sotto il buon Augusto, nel tempo degli dei falsi e bugiardi. Poeta fui e cantai di quel giusto figliol d'Anchise che venne di Troia, poi che il superbo Ilion fu combusto. Ma tu, perché ritorni a tanta noia? Perché non sali il dilettoso monte che è principio e cagion di tutta gioia? Orse tu, quel Virgilio e quella fonte che spandi di parlar sì largo fiume, risposi io lui con vergognosa fronte. Oh, degli altri poeti, onore e lume, vagliami il lungo studio e il grande amore che m'ha fatto cercar lo tuo volume. Tu sei lo mio maestro e il mio autore, tu sei colui da cui io tolsi lo bello stilo che m'ha fatto onore. Vedi la bestia per la quale io mi volsi, aiutami da lei, famoso saggio, ch'ella mi fa tremar le vene e i polsi. A te convien tenere altro viaggio, rispuose poi che lacrimar mi vide, se vuoi campar desto loco selvaggio, che questa bestia per la qual tu gride non lascia altrui passar per la sua via, ma tanto lo impedisce che lo uccide. E a natura si malvagia e ria, che mai non empie la bramosa voglia, e dopo il pasto ha più fame che pria. Molti sono gli animali a cui s'ammoglia, e più saranno ancora, infin che il veltro verrà, che la farà morir con doglia. Questi non ciberà terra, né peltro, ma sapienza, amore e virtute, e sua nazion sarà tra feltro e feltro. Di quella umile Italia fia salute, per cui morì la Vergine Camilla, e Orialo, e Turno, e Niso di ferute. Questi la caccerà per ogni villa, finché l'avrà rimessa nello inferno, là onde invidia pria di partilla. Ond'io per lo tuo me penso e discerno che tu mi segui e io sarò tua guida e trarrotti di qui per loco eterno. Ove udirai le disperate strida, vedrai gli antichi spiriti dolenti che la seconda morte ciascun grida e vedrai color che son contenti nel fuoco perché speran di venire, quando che sia, alle beate genti. Alle quai poi, se tu vorrai salire, anima fia ciò più di me degna, con lei ti lascerò nel mio partire, che quello imperador che lassù regna, perch'io fui ribellante alla sua legge, non vuol che in sua città per me si vegna. In tutte parti impera, e quivi regge, quivi è la sua città, e l'alto seggio. Oh, felice colui cui ivi elegge. E io a lui, poeta, io ti richeggio per quello Dio che tu non conoscesti, a ciò ch'io fugga questo male, e peggio, che tu mi meni là, dov'or dicesti, sì ch'io veggia la porta di San Pietro e color cui tu fai cotanto mesti. Allor si mosse e io li tenni dietro.